Il tema dell'alterità è una parte proprio centrale del mio lavoro, proprio come sfida è veramente sempre molto profonda. Vabbè, come avrete immagino riconosciuto, si trattava di Adriano Celentano. La musica che ho sovrapposto è una musica berruca, è uno stile musicale degli Emirati Arabi, periodo anni 70, ma ancora molto popolare, da quello che mi è stato detto, dall'artista con cui ho collaborato. In un progetto a Venezia con questa ragazza degli Emirati avevamo il progetto appunto di tirare fuori del materiale che in qualche modo creasse un linguaggio comune tra la mia cultura e la sua. Era un materiale molto visivo del periodo degli anni 70, ovvero anzi 72, quando sono nati gli Emirati, ed è molto imbarazzante in realtà come operazione. Quello che è emerso dallo scambio è che effettivamente nel momento in cui si parla di due culture si va incontro necessariamente ad un tradimento della propria cultura, perché si enfatizzano degli aspetti quotidiani per in qualche modo trovare un linguaggio comune, no? E quindi in realtà non racconti mai veramente la tua cultura. Allora, beh, la sorpresa è stata questa, che nel momento in cui abbiamo affrontato tutti questi discorsoni pesanti, eccetera, e non solo, io ho imparato a fare shopping online con questa ragazza degli Emirati Arabi, perché io speravo, no, dai, ti passo dei film di Pasolini, tu passami del cinema emiratino. E invece questo scambio non avveniva, si è creato uno scambio molto più frivolo, ma che è pertinente a quello che sta succedendo in questo momento, in quel luogo. Siamo trovate proprio a confrontarci due ragazze della stessa età, che però in questo momento stiamo andando ad una velocità totalmente diversa, anzi lei sta vivendo quel boom che in qualche modo io mostro attraverso queste immagini d'archivio. Mentre invece questa ragazza, del periodo in cui si sono creati gli Emirati Arabi, lei si vergogna delle testimonianze fotografiche che ha, perché testimoniano proprio una povertà che va veramente in disaccordo con l'idea che abbiamo oggi degli Emirati. Ed è stato importante più quello conoscere che cosa sta succedendo adesso che cercare l'archivio intellettuale di un paese che in realtà rifiuta la propria storia in questo momento. Tutto è nato da un altro progetto. Ho avuto la possibilità di andare in Etiopia. Ho passato 3 settimane in mezzo ad una tribù che si chiama Hammerban. Mi sono trovata in Etiopia e quando sono tornata avevo da rielaborare del materiale impegnativo, perché comunque nel momento in cui si parla di alterità ci sono degli aspetti scomodi, quali appunto quelli del colonialismo da affrontare. Ho avuto a che fare appunto con queste persone con cui si è creato uno scambio molto bello, perché io sono sempre stata lì, ma bisogna affrontare un altro punto, che è quello dell'esotismo. Bisogna fare i conti con il fatto che nel momento in cui si viaggia non bisogna trascurare proprio, no? La posizione da turista. Il turista si porta dietro un bagaglio che già conosce fondamentalmente, quindi c'è proprio un detto africano che dice: lo straniero vede ciò che già sa. E la mia ricerca si basa proprio su lavorare un po' sullo stereotipo, ma non demonizzandolo, cioè rendendosi conto che proprio lo stereotipo crea comunque un linguaggio comune, in qualche modo, no? Quindi nel momento in cui si parla di alterità, bisogna prendere, secondo me, in considerazione tutti questi aspetti, ognuno secondo la propria storia, perché chiaramente, quando si parla di incontro, è vero che ognuno vede quello che già sa, però è vero che ognuno ha la propria storia e quindi la può Il mettere. problema è che spesso non si sa cosa si vede.
Sì, nel mio caso io sono partita proprio da una dose di ingenuità totale, per cui effettivamente mi trovavo questo materiale non, e mi sembrava puro, mi sembrava genuino, ok? Dopo mi sono resa conto che ho avuto a che fare con dei meccanismi economici proprio, quindi ok, andiamo a vedere il rito di iniziazione. E poi quando torni a casa, che rivedi il materiale, ti rendi conto della stanchezza di queste persone che in realtà mettono in scena un rito che non è più reale. Per i turisti. È per i turisti. E quindi, ma anche i turisti lo sanno. Quindi, per esempio, la mia tesi si è basata proprio su questo quando mi sono laureata. Sull'incontro mancato, che diventa un rito di per sé. Il turista sa che sta per vedere qualcosa di fittizio, e il nativo, in questo caso, sa che sta mostrando qualcosa di non puro, quindi lì in mezzo, cioè, comunque succede qualcosa. E quindi mi piace in qualche modo, non so, interrogarmi su questi temi, cercando anche di sfoltirli un po', quindi poi si arriva ad una versione ironica e un celentano che fa finta di parlare in inglese e che dà le spalle al pubblico diventa emblematico da questo punto di vista. Le cose che hai detto te fanno esplodere 3.000 altre cose. Cioè, oggi parlavo con un ragazzino di origine italo-brasiliana. Eravamo in giro per questo quartiere sgarrupato di Rivoli e lui se la pigliava con i marocchini. E il problema era, dice, sì, ma i marocchini fanno schifo, tranne lui, tranne Yassim, tranne quelli. Poi alla fine c'erano 5-6 ragazzi marocchini che lui salvavano. Però dà l'idea di questo tentativo di costruirsi un'identità pura, univoca, quando in realtà noi siamo degli esseri con delle identità molteplici. Cioè, gli altri magari a cui noi abbiamo attribuito qualcosa, dire a tu sei quello, loro, come nel caso della tua amica, vogliono essere qualcos'altro, non si riconoscono nello stereotipo. Cioè, quel pezzo mancante, se ho capito bene, dell'incontro mancato, è dovuto proprio allo stereotipo che uno può avere, no? A me incuriosiva della Galizia, la delusione che prova il viaggiatore quando non, come dire, parte con delle aspettative e poi queste aspettative vengono in qualche modo deluse, no? E qui mi fa pensare che in ogni viaggio probabilmente noi partiamo per cercare noi stessi piuttosto che davvero l'incontro con un'alterità, no? In qualche modo è come se ci creassimo un'immagine ideale del nostro essere nel mondo, no? Mi sembrava, come dire, in qualche modo mette in relazione quello che dicevi con questa nostra ricerca della felicità, no? Di questo viaggio che in realtà non è mai un viaggiare, è sempre stare su noi stessi.